Gloria a Dio. Eccoci giunti all'ultima sezione del Salmo 119. Questo Salmo ci ha tenuto compagnia, ci ha dato insegnamento per tanti giorni, abbiamo fatto tante meditazioni, considerando appunto questa parte della scrittura, una parola meravigliosa, ricca di significati, di insegnamenti. Abbiamo trovato tanti comandi che giungono direttamente dal Signore, abbiamo trovato insegnamenti preziosi che ci hanno aiutato a crescere, aiutato ad avvicinarci sempre di più al Signore. Spero che sia nato anche il desiderio di poter sempre meglio servire il nostro meraviglioso Maestro, il nostro meraviglioso Salvatore. Oggi proprio inizieremo a considerare l'ultima sezione di questo Salmo, la 22esima sezione. Come già ho detto altre volte, a me piace immaginare questo Salmo come un palazzo, un castello, con 22 stanze. Ogni stanza è formata da una sezione di questo Salmo che porta il nome di una lettera dell'alfabeto ebraico, e oggi siamo arrivati proprio all'ultima sezione denominata Tav. Quindi leggeremo oggi dal verso 169 al verso 176. Accostiamoci ancora alla scrittura. Giunga il mio grido fino a te, Signore. Dammi intelligenza secondo la tua parola. Giunga la mia supplica in tua presenza. Liberami secondo la tua parola. Le mie labbra esprimeranno la tua lode perché tu mi insegni i tuoi statuti. La mia lingua celebrerà la tua parola perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. La tua mano mi aiuti perché ho scelto i tuoi precetti. Io bramo la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia gioia. L'anima mia viva ed essa ti loderà, e mi soccorrano i tuoi giudizi. Io vado errando come pecora smarrita. Cerca il tuo servo, perché io non dimentico i tuoi comandamenti. Gloria a Dio. Siamo giunti, dicevo, alla conclusione. E oggi voglio parlare della possibilità che noi abbiamo di dialogare con Dio, di parlare direttamente con Dio. Il salmista ci dà una chiara dimostrazione del fatto che le porte della casa di Dio, della presenza di Dio, sono spalancate, sono aperte, accessibili a ciascuno di noi. Quindi, in conclusione di questo salmo, ciò che appare in ogni verso è proprio l'amore, l'attaccamento del salmista alla parola di Dio. Non può esserci comunione con Dio se non c'è attaccamento alla sua parola. Tu non puoi dire amo Dio ma odio la parola di Dio, oppure amo Dio ma non voglio osservare la parola di Dio, perché amare Dio e osservare la parola di Dio sono due cose che devono andare insieme, fanno parte della stessa direzione. Vedete, la parola di Dio è un balsamo, è una meravigliosa sorgente di vita. Oggi proprio vogliamo entrare in quest'ultima stanza di questo salmo e vedere la bellezza dell'intimità che noi abbiamo con Dio, dell'intimità che abbiamo quando realizziamo comunione con il Signore. Vedremo anche la benedizione di una giusta relazione con il nostro Signore e il nostro Salvatore. Quindi, prima di tutto, questo salmo ci parla di preghiera, è un invito a parlare con Dio, e noi sappiamo che possiamo parlare con Dio attraverso la preghiera. E qui vediamo alcune caratteristiche della preghiera. Naturalmente potremmo parlare tanto della preghiera, ma vediamo prima di tutto che la preghiera è fatta di relazione, quindi una preghiera relazionale. Non può esserci vera comunione e giusta relazione con Dio se si prescinde dalla preghiera. La preghiera ci eleva fino al trono di Dio. Se tu vuoi parlare con Dio, devi adorare Dio, devi pregare il Signore. La preghiera ci porta proprio a dialogare, a parlare a Dio. Mentre Dio ci parla attraverso la sua parola, noi parliamo a Dio pregando, in preghiera. Noi non preghiamo per fare un favore a Dio o per assolvere a un dovere, noi preghiamo perché abbiamo bisogno di pregare, perché attraverso la preghiera parliamo con Dio e ci dilettiamo nella sua dolce presenza. Non soltanto appunto il salmista evidenzia la preghiera relazionale, ma anche evidenzia la preghiera umile. Il salmista qui nel testo che abbiamo letto eleva la sua preghiera a Dio con molta umiltà.
Dice: giunga il mio grido fino a te, Signore, giunga la mia supplica in tua presenza. Vedete, si sta rivolgendo a Dio come Signore. Non sta usando un altro titolo, e quando parla di Dio come Signore è implicita la sottomissione a Dio, l'umiliarsi davanti al Signore. Il salmista si rivolge a Dio in preghiera e oltre che parlare con Dio si aspetta qualcosa da Dio. E infatti egli dice: dammi intelligenza secondo la tua parola, liberami secondo la tua parola. Vedete, lui in questo breve testo parla di una preghiera relazionale, parla di una preghiera umile. Poi un altro carattere della preghiera che lui evidenzia è che la preghiera deve essere adorante. La preghiera è lode, la preghiera è adorazione, la preghiera è intercessione, la preghiera è richiesta. Vedete, la preghiera è un presentarsi davanti a Dio, naturalmente per riconoscere quello che Lui è e allo stesso tempo per ricevere quello che Lui ha preparato da noi. Quindi nel presentarsi al Signore bisogna avere un cuore pieno di fede, credere che il Signore non soltanto ascolterà la tua preghiera, ma risponderà al grido del tuo cuore. Quando noi ci presentiamo con umiltà e fede al trono di Dio, il Signore non rimane insensibile, Egli si cala nel nostro bisogno, ci benedice e prende atto delle nostre necessità, perché Dio è un padre amorevole ed è desideroso di far del bene ai suoi figli. Quindi le tue preghiere non saranno mai vane, le tue preghiere non saranno mai sprecate, le tue preghiere non saranno mai inutili. Una preghiera elevata a Dio con fede è una preghiera che sarà ascoltata dal Signore ed Egli risponderà nel modo migliore per rispondere ai tuoi bisogni e alle tue necessità. Quindi prega quando sei nella difficoltà, ma prega anche quando sei nella gioia. In poche parole, adora Dio sempre, coltiva con Lui una relazione personale, intima, e nel momento in cui tu eleverai a Lui il tuo sguardo, il tuo pensiero, la tua invocazione, a volte anche silenziosa, nel tuo cuore, e Dio ne prenderà atto e risponderà al bisogno della tua vita. Quindi è importante che noi preghiamo, che noi eleviamo al Signore la nostra voce, il nostro cuore, i nostri pensieri, affinché dal cielo il Signore possa intervenire. Quindi prega quando hai bisogno di qualcosa e prega quando hai tutto e non hai bisogno di nulla. Gesù pregava continuamente e l'Apostolo Paolo scrive: non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Gloria al Signore. Qualcuno ha detto che la preghiera è il respiro dell'anima, e noi non possiamo smettere di respirare fisicamente, ma se vuoi vivere spiritualmente non puoi smettere di respirare spiritualmente, non puoi smettere di pregare, non puoi smettere di avere comunione con Dio, di avere comunione con Gesù Cristo. E noi vogliamo conservare, mantenere, custodire, preservare questa comunione rimanendo ai piedi del nostro Maestro. Ogni volta che preghi aspettati qualcosa da parte di Dio. Non pregare soltanto per assolvere a un dovere, per pagare un tributo. No, prega e aspettati qualcosa da Dio, perché le tue preghiere fatte con fede raggiungeranno il trono di Dio. Quindi vivi spiritualmente, assegna un posto importante alla preghiera nella tua vita, inizia la tua giornata pregando, concludila pregando e vivila avendo comunione costante con Dio, che ha mandato lo Spirito Santo affinché io e te potessimo avere una fresca, genuina relazione con Lui. Oh, che sia questo l'impegno di questa giornata, ma che sia questo l'impegno della nostra vita: coltivare comunione con Dio ogni giorno. E la preghiera è un mezzo straordinario che ci avvicina al cuore di Dio. Il Signore ti benedica.